Bene, abbiamo iniziato lunedì un discorso, in realtà stiamo facendo dei richiami di termodinamica, tutte cose che avete già visto nel corso di macchine, le stiamo riprendendo anche per introdurre una certa nomenclatura, fare innanzitutto dei richiami che sono utili e introdurre poi una nomenclatura che ci servirà nel proseguo delle lezioni. Abbiamo richiamato fondamentalmente l'equazione dell'energia nelle sue due forme applicate a un condotto, un'equazione di energia, facciamo riferimento a un sistema aperto, un ingresso e un'uscita, l'abbiamo specializzato per il caso di sistema stazionario e condizioni in ingresso e in uscita dal nostro volume di controllo stazionario, monodimensionale. E abbiamo richiamato quelle che sono le due forme classiche, la forma termodinamica dove fondamentalmente compare l'entalpia e la forma meccanica dove invece compare il salto di pressione, il dp sul ρ, e compaiono le degradazioni. Queste sono già specializzate al caso in cui il sistema, come spesso accade per le turbomacchine, possa essere ritenuto adiabatico. Dopodiché abbiamo detto che la nostra idea è far interagire all'interno della turbomacchina il flusso con una superficie mobile che sia in movimento in maniera da avere una forza applicata dal flusso sulla superficie mobile e quindi avere una potenza scambiata tra fluido e macchina. Questa è l'idea di fondo su cui andiamo a costruire la nostra turbomacchina. Ora, sappiamo che nella tecnica il modo più conveniente per scambiare potenza meccanica è quella di averla disponibile su un albero che sta ruotando con una certa velocità di rotazione omega. Noi faremo riferimento al funzionamento stazionario delle macchine, che è quelle che sono, a cui fanno riferimento le specifiche di progetto, non ci occuperemo di transitorio, quindi per noi la omega è una costante. Ci conviene quindi, o meglio facciamo in modo nel progettare la macchina, di avere delle parti con cui il flusso andrà a interagire, le cosiddette parti mobili, che saranno solidali a un organo che sta ruotando insieme all'albero che è deputato alla trasmissione di potenza, allo scambio di potenza per quanto riguarda la nostra macchina. In questo senso il flusso si muoverà all'interno di condotti mobili che saranno solidali con quello che chiameremo rotore o girante della macchina, che ovviamente è calettato sull'albero di trasmissione della potenza. Condotti mobili quindi, come vedete nella figura, saranno delimitati da delle superfici che normalmente noi andiamo a chiamare là. Questo è il caso di una girante, ricorderete, una girante radiale. In particolare si è portato il caso di una girante centrifuga radiale, a cui appunto abbiamo tutta una serie di condotti all'interno del quale il flusso si muove. La girante stessa è dotata di un moto rotatorio attorno al proprio asse, caratterizzato da una velocità che chiameremo omega. Cosa possiamo dire? Avevamo già introdotto la volta scorsa, se il nostro flusso si muove all'interno e interagisce con dei condotti che a loro volta sono in movimento, dovremo distinguere tra una velocità assoluta e una velocità relativa del flusso. E per noi sarà importante questa velocità relativa perché ci descriverà appunto come il flusso interagisce con la parte mobile stessa. A meno di deviazioni, incidenze, insomma di cose su cui poi entreremo più in dettaglio nel proseguo del corso, per il momento assumiamo che la linea media del nostro condotto definisca quella che è la traiettoria relativa della parte. Quindi per noi al momento approssimiamo che la velocità con cui il flusso si muove rispetto alla parte mobile, la velocità relativa che indichiamo con W, sia tangente a quella che è la linea media del condotto. Indichiamo invece con C la velocità assoluta del flusso. Ora, ricorderete già dal corso di macchina, appunto stiamo richiamando, che i condotti possono essere sagomati in maniera tale che la direzione del flusso sia prevalentemente radiale o assiale. In realtà la maggior parte delle macchine sono a flusso cosiddetto misto, cioè il flusso si muove sia in direzione assiale che in direzione radiale. Però
In molte si può semplificare l'approccio ritenendo appunto di avere a che fare con una macchina radiale che il flusso si muove dall'asse della macchina verso la periferia o viceversa, seguendo una traiettoria diciamo che sia prevalentemente radiale. Oppure macchine assiali in cui il flusso si muove con velocità seguendo un modo preferenziale che fondamentalmente è parallelo all'asse stesso della macchina. Per meglio dire, per ogni punto della nostra parte mobile, per ogni punto riconoscibile come appartenente al rotore o girante, noi possiamo individuare una direzione radiale, una direzione tangenziale e una direzione assiale parallela all'asse appunto della macchina. Questo lo possiamo fare sia per le ruote radiali, a tipologia radiale, sia per le ruote di tipologia assiale, ovviamente, con l'individuazione di queste tre direzioni. In generale, la velocità del flusso, vediamo se riusciamo a rilevarci un piccolo spazio, facciamo riferimento alla velocità assoluta C, in ogni punto dovremo scriverla come una caratterizzarla rispetto a quella terna con una componente assiale più una componente radiale più una componente tangenziale o periferica. Meno male, nella realtà queste tre componenti saranno tutte e tre differenti da zero. Per noi definiremo una macchina radiale pura, una macchina per cui la componente di C, la componente assiale del flusso, la C con A, sia approssimabile con zero. Quindi possono essere diverse da zero la componente C con R e la componente tangenziale. Questa per noi è una macchina radiale pura. Viceversa, definiremo una macchina assiale pura una macchina per cui è la C con R ad essere 0 se la C con R è diversa da 0, significa che il flusso, il fluido, le particelle di fluido nel loro moto attraverso la macchina manterranno sempre la stessa distanza dall'asse, quindi non varieranno mai il loro raggio. Diciamo qualche problema, ci sono in una trentina qualche cosa. Due esigenze di informatici nessuno. Ok, ringrazio. Quindi, in generale, sia facendo riferimento alla velocità assoluta che alla velocità relativa, vale questo. Possiamo avere una componente assiale, una componente radiale, una componente tangenziale. Se la componente radiale è sempre pari a zero, parliamo di una macchina assiale. Se la componente è assiale della velocità è zero, parleremo di una macchina radiale pura. Ora, questi condotti come sono formati? Beh, sono ottenuti tramite i cosiddetti palettamenti, che possono essere realizzati o con delle pale di lamiera sagommata a spessore praticamente costante, caso della girante radiale che vedete raffigurato in alto, oppure possono essere ottenuti a partire da quelli che sono dei profili aerodinamici, caso in genere delle macchine assiali, sono delle macchine un po' più delicate dove in genere appunto le cosiddette pale che delimitano i condotti rotorici sono appunto ricavate a
partire dal disegno di profili, vi dico aerodinamici. Quindi abbiamo del flusso, del fluido che interagisce con la pala. Questi condotti rotorici avranno lo scopo fondamentalmente di deviarlo il flusso, di fargli cambiare rotazione, facendo riferimento a direzione, facendo riferimento al teorema dell'impulso. Flusso interagisce con la pala, cambio di lavoro perché la pala è in movimento, quindi c'è una potenza che può essere scambiata per azione e reazione. In questo senso parliamo di scambio di lavoro appunto tra fluido e pala, e parleremo di lavoro di palettatura. Per noi da questo momento in poi il lavoro tecnico che il fluido scambia con la macchina sarà un lavoro di palettatura, quello effettivamente scambiato all'interno dei condotti rotorici. Abbiamo già introdotto la velocità assoluta C e la velocità relativa W, c'è una terza velocità da considerare che è quella che caratterizza appunto le parti mobili della macchina. Ogni punto del rotore sarà caratterizzato da una velocità che indichiamo con U, la velocità di trascinamento, calcolabile banalmente come omega R, e che giace tutta su quella che è la direzione, sulla direzione che abbiamo definito tangenziale. Quindi, mentre in generale velocità assoluta e quella radiale hanno componente assiale, radiale e tangenziale non nulla, la nostra velocità di trascinamento pari ad omega con R ed R giace tutta sulla direzione tangenziale T. Ora sappiamo dalla meccanica razionale che velocità assoluta, velocità relativa e velocità di trascinamento, ossia quella che caratterizza il nostro sistema mobile rispetto al sistema assoluto, sono legate da questa relazione. La velocità assoluta è pari alla somma vettoriale tra la velocità relativa e la velocità di trascinamento. Le tre velocità quindi vanno a formare un triangolo ovviamente, siccome la U ha componente non nulla solo nella direzione tangenziale, in realtà la C con A è uguale alla U con A, la componente assiale non cambia, velocità assoluta, se ragioniamo in termini di velocità assoluta piuttosto che di velocità relativa. Lo stesso vale per la componente radiale, in realtà l'unica differenza per quanto riguarda la velocità assoluta e relativa riguarda la componente tangenziale o periferica, dove la componente tangenziale della velocità assoluta è la somma algebrica tra la U e la W con T. Fondamentalmente, se facciamo riferimento al triangolo delle velocità, che viene formato appunto da questi tre, dal triangolo che viene formato da questi tre vettori, abbiamo che per le macchine radiali
la componente radiale coincide con l'altezza del triangolo delle velocità, mentre per le macchine assiali, pure nel senso che abbiamo definito prima, la componente radiale è sempre 0 e sarà la componente assiale a coincidere con l'altezza di questo triangolo delle velocità. Per noi questa componente è importante, le diamo il nome di componente meridiana delle velocità. Cioè per noi la componente assiale che coincide con l'altezza del triangolo delle velocità nel caso di macchina assiale sarà la componente meridiana delle velocità e non varia se ragioniamo in termini di velocità assolute piuttosto che di velocità relativa. Lo stesso invece nelle macchine radiali, la componente radiale che è la stessa sia che se ragioniamo in termini di velocità assoluta sia che se ragioniamo in termini di velocità relativa coincide con l'altezza del triangolo delle velocità e la chiameremo componente meridiana, velocità meridiana. Perché è importante questa componente? Perché? A questo punto ho in mente di fare un disegno, mi dispiace, cerchiamo di spiegarlo a voce. Se dovete calcolare, facciamo riferimento a questa tipologia, girante radiale, se dovete calcolare il flusso uscente da questo condotto, come fa? Flusso di massa. Diciamo, questo è un condotto che è percorso da una certa portata in massa, m punto. Dovete valutare il flusso uscente alla sezione di sbocco del condotto, quella che normalmente chiamiamo sezione 2. Che operazione fate? La velocità radiale, quella superficie di uscita della cosa. Cioè, considerare qual è la superficie di controllo che io sto assumendo su cui andare a calcolare il mio flusso? Ok, è questa porzione di superficie cilindrica. Dopodiché dovete considerare per ogni elementino di superficie, di quella superficie, qual è il vettore, la direzione, il versore che esso individua, ortogonale alla superficie stessa, che è chiaramente sempre ortogonale alla direzione radiale. Quindi dovete fare il flusso, dovete fare il prodotto scalare tra la velocità e il flessore individuato dall'elementino di superficie. Ovviamente qui la velocità avrà una componente radiale e una componente tangenziale. Nel momento che fate il prodotto scalare, la componente tangenziale per zero non conta, quello che resta è ρ c con r per dA. Quindi, se siamo in condizioni di ipotesi di flusso monodimensionale, dovete andare da C con R non varia, mentre ci spostiamo lungo la nostra superficie di uscita, andiamo a prendere quest'area A con 1, vediamo quant'è in base al numero di pali, in base all'altezza delle pali e così via, e la andiamo a moltiplicare per la C con R, la C2R, la componente radiale delle velocità, al bordo 2, al bordo di uscita rispetto alla girante. Siccome tra moto assoluto e moto relativo cambia soltanto la componente tangenziale, o lo fate rispetto alle velocità assolute, rispetto alla C, considerando C con R, o lo fate rispetto alle velocità relative, ossia considerando la WR, non vi cambia assolutamente nulla. Otterrete sempre lo stesso risultato, che è la portata che sta uscendo dal condotto. Fondamentalmente, quindi, in questo caso la C con R per le macchine assiali, potremmo ripetere il ragionamento allo stesso identico modo per le macchine assiali per quanto riguarda la C con A. Queste due componenti, la componente che noi definiamo meridiana delle velocità e la componente che è responsabile del trasporto di massa attraverso la macchina.
Cioè, se qui il flusso non avesse una componente radiale, non entrerebbe niente al bordo 1 e non uscirebbe niente al bordo 2. Nel caso di macchine assiali, se non ci fosse una componente assiale, non ci sarebbe passaggio di massa attraverso la schiera. Quindi, fondamentalmente, quella che chiamiamo componente meridiana delle velocità è la componente che determina l'attraversamento del flusso, che la macchina sia attraversata da un flusso, e quindi sia quella che determina il trasporto di massa attraverso la girante. Si legherà immediatamente alla portata, una volta definite le sezioni di passaggio. Andando a quello che sarà poi la fine del corso, se voi avete una portata che deve attraversare una certa macchina, ad esempio, se fissate la C con M, potrete fissare quella che è l'altezza degli angoli delle velocità in base a una serie di considerazioni, il valore della C con M, e ricavarvi il valore delle sezioni di passaggio. Oppure, se avete già imposto la dimensione delle sezioni di passaggio, automaticamente questo determinerà il valore della C con M. Quindi stabilite questo legame: portata C con M, sono immediatamente collegate queste due grandezze. Ovviamente, trattandosi di velocità, in realtà la componente meridiana delle velocità si lega immediatamente alla portata volumetrica più che alla portata massima. Dopodiché, in funzione di quello, in base a quello che è il valore della densità, si lega anche alla portata massima. Vedremo invece tra poco che se la componente meridiana è legata alla portata smaltita, la componente periferica o tangenziale delle velocità, dove questa volta cambiano a seconda se ragioniamo in termini di velocità assoluta o di velocità relativa, perché c'è di mezzo la U nella nostra relazione. Bene, queste componenti invece si legano al lavoro scambiato attraverso la girante. Ultima notazione, prima di abbandonare questa slide, ricordiamoci che per un qualsiasi triangolo dalla geometria abbiamo il teorema di Carnot, che ci dice che il quadrato costruito su un cateto, ad esempio il quadrato costruito su doppio V, è pari alla somma tra i quadrati costruiti sugli altri due cateti, C quadro più 2 più V quadro, meno due volte il doppio prodotto dei cateti stessi per il coseno dell'angolo compreso. Relazione che ci servirà troppo. Accennato prima il fatto macchine radiali pure, macchine assiali pure, qui vi ricordo quelli che sono dei piani di rappresentazioni classici per quanto riguarda le macchine radiali. Parliamo di piano meridiano, questo è il caso di una girante radiale lenta, un piano che passa per l'asse della macchina e dove sono proiettate circolarmente le pale. Effettivamente vediamo l'altezza delle pale ben rappresentata in questo piano. Parliamo invece di piano periferico intrapalare, un piano che taglia la girante perpendicolarmente all'asse, dove ci fa vedere effettivamente quella che è la forma dei condotti e quella che è la linea media dei condotti, quello che è lo sviluppo delle pale, il loro spessore, eccetera. Quando andremo a dimensionare una girante radiale lenta, noi dovremo arrivare a questo disegno esecutivo: sezione meridiana, sezione intravalare. Anche per le macchine assiali definiamo un piano meridiano che attraversa l'asse della macchina e ancora una volta ci mette in evidenza soprattutto quella che è l'altezza delle pale. Per quanto riguarda la superficie intravalare, in questo caso si utilizza una superficie cilindrica svolta nel piano, che ancora una volta invece ci mette in evidenza quella che è la forma della palla e la linea media del condotto. In caso delle macchine assiali, noi dobbiamo arrivare a dare questi due disegni esecutivi.
Ora, caratterizziamo questo scambio di lavoro che c'è tra fluido e pala, lo faremo in maniera un po' diversa da come avete fatto alla triennale, dove fondamentalmente avete utilizzato la conservazione del momento angolare, avete fatto un ragionamento dinamico. Noi qui faremo un ragionamento energetico. Consideriamo il movimento di flusso che entra nel nostro condotto rotorico alla sezione 1, percorre una certa traiettoria relativa fino alla sezione di sbocco che è la sezione 2. Per quello che abbiamo visto finora, noi scriviamo l'equazione dell'energia in che modo? Ingresso, cosa abbiamo in ingresso? Energia cinetica, C con 1, 4 mezzi, entalpia, CH con 1, trascuriamo direttamente il termine potenziale, facciamo conto che la variazione, così com'è nella realtà, che la variazione di quota Z1, Z2 sia praticamente 0, quindi in ingresso abbiamo questi tre due contributi, in uscita avremo una C2, 4 mezzi, avremo un'entalpia H con 2, e avremo, siccome il flusso interagisce con una parte mobile, avremo del lavoro scambiato. Non è il caso di questa figura, facciamo riferimento al caso delle macchine motrici per mantenere la convenzione dei segni che abbiamo portato finora. Il bilancio di energia lo descriviamo in questo modo: tutto ciò che entra uguale a tutto ciò che esce, cioè sia quota energetica del fluido, in termini cinetici, in termini di energia interna, sia lavoro di palettatura, lavoro tecnico scambiato tra il fluido e le pale. Mettiamoci nei panni invece, scriviamo il principio di conservazione dell'energia, il bilancio dell'energia, mettendoci nei panni di un osservatore che sia solidale con la girante stessa. Quindi che ruoti insieme ad essa. Cosa vede questo osservatore? Vede entrare un flusso che ha velocità W con 1 e quindi lui vede un'energia cinetica pari a W con 1, 4 mezzi in ingresso al sistema. Giusto? Entalpia H con 1, perché l'entalpia è invariante rispetto al fatto che il sistema sia fermo o immobile. Vede uscire un flusso che ha velocità W2 e quindi energia cinetica W2 4 mezzi e entalpia H con 2. Vede scambiare lavoro tra flusso, vede scambio di lavoro tra flusso e pale? No, non lo vede perché per lui il condotto è fisso, non c'è interazione tra fluido e parti mobili, quindi non vede nessuno scambio di lavoro. Cosa vede però? Come lui sta ruotando assieme al rotore con una certa velocità omega che riteniamo costante, vede l'azione delle cosiddette forze inerziali. Sono in questo caso sostanzialmente due, la forza centrifuga e correlina, o la forza completa. La forza centrifuga agisce lungo il raggio, e lui la percepisce come un'azione esterna, così come dovrebbe essere l'azione della forza di gravità, che sta agendo su ogni elementino di massa che percorre una certa la traiettoria relativa all'interno del nostro condotto. Quindi lei vede compiere un lavoro, perché vede la forza centrifuga F con C applicata a ogni elementino di massa che si sta facendo uno spostamento ds all'interno del nostro condotto. In generale il DS ha una componente sia radiale che assiale che tangenziale, generalizziamo il caso, consideriamo che tutte e tre possono essere diverse da zero, anche perché, io qui ho riportato ovviamente la forza specifica riferita all'unità di massa, questa è banalmente l'accelerazione di gravità applicata sul verso R. Se consideriamo questo lavoro fatto per unità di massa, dalla forza centrifuga sarà pari Fc scalare ds sarà pari a omega 4 r per dr. Ripeto,
riteniamo costante la velocità omega, quindi il sistema sta, il rotore è in movimento in condizioni stazionarie, possiamo portare questa omega all'interno del differenziale, banalmente il nostro osservatore solidale alla girante vede un campo di forze esterne, dell'azione delle forze centrifughe, che compiono un lavoro man mano che l'elementino di fluido si sposta all'interno del condotto pari a U per DU, quindi legato alla variazione della velocità di trascinamento. La forza complementare, l'accelerazione complementare, la forza di equilibrio lì, dobbiamo considerarla, compie un lavoro sul nostro elementino di massa che si sta spostando all'interno del nostro condotto seguendo la sua traiettoria relativa. Perché no? Perché è sempre ortogonale alla traiettoria relativa che il nostro elementino di massa sta compiendo. Se vi ricordate appunto la costruzione, come si determina la forza di gravità. Quindi in realtà questa non c'entra nel nostro discorso energetico. Lui la percepisce e centrerebbe se facessimo il discorso dal punto di vista dello scambio della quantità di moto, della conservazione della quantità di moto, perché quella costituirebbe un momento angolare di cui dovremmo tener conto. Invece non c'entra dal punto di vista energetico, perché appunto è sempre perpendicolare allo spostamento, non dà contributo per quanto riguarda il lavoro. Quindi il nostro osservatore scriverebbe il bilancio di energia in questo modo: energia cinetica in ingresso, facendo riferimento alla W, entalpia in ingresso, il lavoro delle forze centrifughe, lui le vede come un lavoro delle forze esterne applicate sul fluido, quindi è l'energia che sta entrando nel sistema, è fatto sul sistema, e nel nostro bilancio lo mettiamo in più o meno uguale energia cinetica in uscita in termini relativi. Questo lavoro delle forze centrifughe non è altro che lo sviluppo dell'integrale dalla sezione di ingresso alla sezione di uscita di U in DU, quindi U alla seconda meno U con 1, U con 2 alla seconda meno U con 1 alla seconda fratto 2. Il nostro osservatore scriverebbe l'equazione dell'energia in questi termini: valore dell'entalpia più valore dell'energia cinetica calcolata in base alla velocità che gli osserva, cioè la velocità relativa, meno la velocità di trascinamento al quadrato, uguale costante, fondamentalmente. Qui trovate lo sviluppo in termini differenziali, come abbiamo fatto l'altra volta, possiamo passare dalla forma termica alla forma meccanica tirando in ballo secondo principio della termodinamica. Vi dico soltanto che spesso questo termine che l'osservatore mobile vede conservarsi, in molti testi lo trovate descritto con il termine rotalpia, che è una grandezza che si conserva quando consideriamo il flusso attraverso quelli che sono i condotti rotori. Così come si conserva invece nei condotti statorici, quale grandezza, ragazzi? Flusso attraverso i condotti statorici, i condotti fissi, attraverso un oggetto, ad esempio, piuttosto che un diffusore, c'è una grandezza termodinamica che si conserva? Siete sicuri che sarà uguale tra ingresso e uscita? Quale entalpia? Di ristagno. L'entalpia di ristagno. Boh. Ora, possiamo combinare le espressioni che abbiamo ottenuto, perché entrambe sono vere, sono note. Riferimento fisso, riferimento mobile, qui compare il lavoro di parettatura, qui compare invece la velocità di trascinamento e la velocità relativa.
Possiamo ad esempio sottrarre membro a membro, se poter rilevarvi la differenza di entalpia da una e sostituirla nell'altra, alla fine la sostanza è che combinando queste due espressioni il lavoro di palettatura può essere espresso in questo modo. Secondo questa semplice espressione, dove compaiono tre termini, non compare più la differenza di entalpia, non compare più eventualmente le perdite, se invece ragionassimo la linea di espansione e compressione, se ragionassimo in termini meccanici, abbiamo che il lavoro di palettatura è frutto di una variazione di energia cinetica assoluta del fluido, di una variazione dell'energia relativa, e in più c'è un termine legato in realtà proprio all'azione di quelle forze centrifughe di cui abbiamo parlato prima. Ora, noi definiremo lavoro di azione il primo termine, cioè il contributo dato allo scambio di lavoro tra flusso e macchina dal fatto che l'energia cinetica del fluido stesso può variare tra ingresso e uscita del condotto. Definiremo invece lavoro di reazione la somma degli altri due termini, quelli legati alla variazione della velocità relativa e alla variazione della velocità di trascinamento. È banale, se confrontiamo questa espressione con questa, che il lavoro di reazione è immediatamente legato alla variazione di entalpia che il fluido subisce attraversando il conduttore. Quindi il lavoro di azione ci descrive l'aliquota di lavoro scambiato grazie a una variazione di energia cinetica. Il lavoro di reazione invece ci descrive l'aliquota di lavoro scambiato, ci individua l'aliquota di lavoro scambiato grazie alla variazione di entalpia, o meglio di pressione, visto che stiamo trattando il sistema di abbracci. Ovviamente questa tabellina la ricordate bene dal corso di macchine. Facciamo riferimento al caso di macchina motrice, quindi quella concorde con il segno che abbiamo attribuito al nostro lavoro, che l'abbiamo considerato positivo quando uscente dal sistema. Danno un contributo utile, quindi positivo, al lavoro di palettatura scambiato tra fluido e palettatura. Nel caso di una macchina motrice c'è un contributo positivo da parte dell'energia cinetica di questo primo termine se la C1 è maggiore della C2, giusto? Quindi nell'attraversare il condotto rotorico di una macchina motrice noi dovremo progettare questo condotto rotorico in maniera da far diminuire la velocità assoluta del fluido. Abbiamo invece un contributo positivo da parte del termine legato alla variazione delle velocità relative, alle cosiddette energie cinetiche del flusso relativo. Questo contributo è positivo in realtà se la W2 è più grande della W1. Quindi se stiamo progettando una macchina motrice ci conviene dimensionare i condotti rotorici in maniera che essi siano acceleranti rispetto al moto relativo, in maniera che da avere una W1 più piccola della W2. Infine, se andiamo a vedere quest'ultimo termine, ci conviene che la macchina sia centripeta, che la U1 sia più grande della U2 e quindi il raggio del bordo d'ingresso sia più grande del raggio del bordo di uscita, quindi appunto un flusso centripeto. Per le macchine operatrici ci conviene fare un escamotage, cambiamo la convenzione dei segni in maniera da ragionare sempre su quantità di lavoro scambiate positive. Ci troviamo nelle condizioni opposte. Se stiamo facendo una macchina operatrice, lo scambio di lavoro tra fluido e girante quasi sicuramente significherà che la velocità assoluta del fluido, la C, aumenta
attraversando la girante. Quindi all'uscita della parte rotorica avremo una velocità assoluta più grande di quella che abbiamo all'ingresso. Ci conviene che il condotto rotorico sia decelerante, in maniera che la W2 sia più piccola rispetto alla W1, e ci conviene, se è una macchina radiale, che la macchina sia a flusso centrifugo, in maniera da avere una U con 2 più grande di una U con 2. Ultima cosa. Rielaboriamo quell'espressione che abbiamo trovato, tirando in ballo quello che è appunto il teorema di Carnot. Esprimiamo la W2 e la W con 1 in funzione della C, della U e del coseno dell'angolo compreso, facendo riferimento al triangolo delle velocità, sia per l'ingresso che per l'uscita. Otteniamo una cosa piuttosto simpatica, otteniamo quella che ricordate al corso di macchina avete chiamato relazione di Euler, che esprime il lavoro di palettatura in questi termini molto semplici, cioè pari alla differenza tra la velocità U di trascinamento all'ingresso del condotto rotorico per la componente periferica o tangenziale della C con 1 all'ingresso del condotto rotorico, la differenza fatta con quello che accade per le stesse grandezze alle uscite. Quindi una relazione molto semplice, velocità di trascinamento U con 1 per la componente periferica della C con 1, C con 1 U, ossia C con 1 per il coseno di alfa con 1, meno U con 2 per la componente periferica C2 U. Se ricordate al corso di macchine, voi avete ricavato prima l'equazione di Euler applicando il teorema dell'impulso, poi da quello, tramite la relazione di Carnot, siete passati a ottenere lo sviluppo in funzione dei tre termini, l'espressione delle differenze tra i quadrati delle velocità. Noi qui abbiamo fatto un percorso inverso. Queste relazioni per noi saranno assolutamente utili. La relazione di Euler, come le precedenti, è sempre valida, qualunque sia la trasformazione ideale o reale. L'unica cosa importante è che il flusso sia stazionario e che sia assumibile come modo, sia descrivibile come monodimensionale alla sezione di ingresso o alla sezione di uscita. Qui vi ho messo un riassunto di tutte quelle che sono le equazioni che abbiamo ricavato finora, ormai che vedete più importanti. Bilanci di energia, sistema di riferimento inerziale, sistema di riferimento mobile in termini integrali, forma termica e forma meccanica, espressioni del lavoro, tenendo presente, come vi ho detto, che noi distingueremo un lavoro di azione da un lavoro di reazione. Il primo legato al contributo dato dalla variazione di energia cinetica al totale del lavoro scambiato, l'altro invece è legato praticamente al salto entalpico elaborato mentre il fluido si muove attraverso i condotti rotorici.